provato così, era un'estate di 3-4 anni fa, insomma, stavo in barca a vela con un amico e la sua nuova compagna, e questa compagna era tremendamente noiosa, non faceva nient'altro che parlare di vini francesi e di cavalli, e quindi in barca non si poteva stare, cioè sapete quelle situazioni in barca insostenibili. Quindi appena arrivato a Ventotene sono sbarcato, ho iniziato a girovagare per l'isola cercando di ingannare il tempo il più possibile prima di salire a bordo, e così ho incontrato l'assessore alla cultura dell'isola di Ventotene e gli ho detto: caro assessore, posso scrivere un disco a Ventotene? Lui fa: certo, sai cucinare? Sì, che cosa c'entra? No, nel senso, vediamo una casa con cucina. Dico: sì, perfetto, torna ad aprile. A marzo 2020 torno, cioè scrivo all'inizio, dico: ma c'è questa residenza artistica? No, però il sindaco ti lascia a casa sua. Quindi parto e finisco in questa casa allucinante, nel senso che è la casa dove viveva Ursula Hirschman e dove è stato scritto parte del manifesto di Ventotene. E su quell'isola ho scritto tante piccole colonne sonore per storie del passato e anche per persone, cose che ho visto. E il primo brano che ho scritto è proprio per la primavera di Ventotene.